Non avrei mai pensato che prima volesse fare un numero di Mimo. Sai, per via del suo problema con il volume. Allora. Aveva gli abiti, aveva il numero, aveva il palcoscenico, era tutto il mio momento di gloria. Gateway mi ha segnato 10 minuti nella mattina del Pomfantastic il pomeriggio. Quel pomeriggio è quando io e Flattersh avevamo detto le quinte, cercando di registrare una confessione di Gladman. Non posso credere che non ti abbiamo neanche sentito. Oh, grazie per aver notato Applejack. Non essere sentiti è la parte fondamentale del numero di Mimo. Quell'ordine però doveva sfoggiare ben più delle semplici basi. Tutti i poli dell'industria dello spettacolo in città erano già il pubblico e ognuno di loro agognava di esistere al numero di Mimo. Ok. Stavo leggendo da detto Twilight e molti usi gli ipogrifi per vedere uno scambio di conchiglie. Devo trovarne qualcuno? Ho provato ad accogliere quell'ippogrifo con una conchiglia cerimoniale dell'ospitalità, ma mi ha completamente ignorato. Credo che fosse nervosa per qualcosa che avesse in città. Ma cosa? Manda Grace fuori l'ippogrifo a dire a Lali che cosa ha visto. Ok. Aspetta, ti fa saltare? Sì. Manda Grace fuori l'ippogrifo a ballare con Pinkie Pie per distrarsi. Ok, recati al covo di fuorilegge. Ah, no, 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 no. Dobbiamo ancora trovare. Dobbiamo ancora. Recarci all'accampamento delle creature di tempesta. Cioè, allora nell'episodio in cui Pinkie Pie scopre di essere la cugina di Applejack, c'era un fondo di verità. Vabbè, io direi che possiamo vederci per la prossima, eh. Ciao!